Sono veramente tantissime cose da dire per questo derby. Ci sono tanti tasti che vanno toccati. Ci sono tante cose che vanno aggiustate. Limitiamoci però a prendere il buono. Dobbiamo ricominciare ad abituarci a vedere il buono, perché il cattivo è sempre sotto gli occhi di tutti. Il buono è sempre un po' più nascosto. E facciamo fatica ad emozionarci per quelle cose buone. Prima di iniziare, OneFootball, qui sotto in descrizione. Scaricatelo, è completamente gratis. Mai come in questo momento abbiamo bisogno di un'applicazione che in tempo reale ci aggiorni su tutte le cose riguardanti il mondo bianconero, anche perché lo sappiamo, qualcosa va aggiustato, il mercato invernale si avvicina. Quindi OneFootball è gratis sui vostri telefoni. E poi un mi piace. Queste pagelle, come al solito, perché so che è uno dei format più apprezzati del canale, forse quello di riferimento. Sono molto contento di fare le pagelle quest'oggi perché, come vi dicevo, abbiamo una marea di robe da sviscerare. Intanto vi faccio vedere cosa ho addosso. La maglia della Juve, mi sta bene? Se sì, e non avete ancora visto perché ce l'ho, qui sopra nelle schede trovate i video precedenti. Vorrei partire da Leonardo Bonucci, non tanto per le valutazioni, quanto più per le parole post partita. È una cosa che forse non ho ancora mai sottolineato quest'anno ed è strano. È strano perché io sono proprio quel tipo di tifoso, quel tipo di persona che si aggrappa molte volte a questo, il cuore. Non ho mai tirato in ballo il cuore quest'anno. Ho parlato di tattica, ho parlato di psicologia, ho parlato di motivazioni, non ho mai parlato di cuore. E Bonucci ieri ha sottolineato più volte la parola cuore. Segno che internamente, quelli che ci sono da sempre o che ci sono stati tanto, perché Bonucci non c'è stato sempre per via di quell'anno al Milan, certe cose le vedono diversamente rispetto al passato. Bonucci sicuramente è stato parte integrante di questa Juve dei 10 anni, lo sappiamo bene. L'opinione pubblica dei tifosi su Bonucci è divisa ed è giusto che sia così, come è giusto che sia divisa su tutti gli altri calciatori. Ma credo che Bonucci, lo spogliatoio della Juve, lo conosca discretamente bene. E se Bonucci, a caldo, dopo aver risolto il derby, dopo essere stato l'uomo della risoluzione del derby, tira in ballo il cuore e sottolinea più volte cuore e lavoro di squadra, vuol dire che qualcosa di diverso dagli altri anni l'ha visto, vuol dire che l'approccio di tanti giocatori rispetto agli altri anni è diverso e che magari qualcuno all'interno della rosa non sta più ragionando con il cuore, con la voglia di aiutare la Juventus, ma con qualcos'altro. Non farò nomi perché non lo so, non farò ipotesi perché credo che siano tutte illazioni, dalla prima all'ultima, e forse danneggerebbero pure la squadra, perché so che dall'altra parte magari dello schermo c'è qualcuno che dice: minchia, Luca ha pensato questa cosa, magari è vera. No, non voglio assolutamente farlo, quindi lascio a voi tutte le critiche, tutte le ricostruzioni, tutti i voli di fantasia. Ma se Bonucci mi parla di cuore, di sacrificio e di spirito di squadra che rispetto agli altri anni non ci sono, c'è qualcosa di diverso. Si respira qualcosa di diverso nell'aria. Iniziamo con le pagelle vere e proprie. Szczęsny, anche ieri sera direi che in più di un'occasione ha salvato il risultato, quindi il suo voto continuerà a oscillare tra il 6,5 e il 7. Meno male, meno male. E non è un caso, secondo me, che queste buone prestazioni di Szczęsny, una dietro l'altra, arrivino da un periodo in cui ha continuità nel giocare e non vive più il ballottaggio con Buffon perché in questo momento è infortunato. È stato espulso anche Pinsoglio, tra l'altro ieri dalla panchina. Vedremo se tornerà Gigi presto. In questo momento Szczęsny è il portiere titolare della Juventus e forse anche l'unico portiere schierabile dalla Juventus. Quindi diamo continuità a Szczęsny, che molte volte sottovalutiamo, ma che è sicuramente un portiere di ottimo livello, di altissimo livello. Poi cerchiamo un po' di ragionare sul pacchetto difensivo, non tanto forse sui singoli, faremo due parole sui singoli. Faccio fatica a dare un voto ai difensori di ieri, perché Bonucci ha risolto il derby, tra l'altro esultando con i nomi del figlio, le iniziali dei figli, e sappiamo bene che uno dei figli di Bonucci tifa per il Toro e non sarà stato contentissimo di vedere il papà che all'ultimo minuto del derby risolve la partita segnando e tra l'altro lo cita. Quindi pessimo papà Bonucci se vogliamo da questo punto di vista, però nel senso sì, eroe del derby, uomo derby, risolutore del derby, uomo che ci dà i 3 punti, ma in più di un'occasione mi sono arrabbiato ieri con Bonucci,
sono arrabbiato tantissimo ieri con Bonucci, perché tantissime volte buttavamo via il pallone. La Juve ieri non è mai riuscita a fare possesso palla, perché da dietro il pallone lo lanciavamo sempre solo avanti, lo perdevamo sempre. Eravamo disordinati, non riuscivamo a far girare la palla. E Pirlo, dalla panchina, più volte si è arrabbiato con Bonucci per questa cosa. E Bonucci continuava a farlo. Allora, se il tuo allenatore ti richiede i lanci lunghi, come magari era in occasione di Conte o di Allegri, ben venga. Se nelle ultime due stagioni sia Sarri che Pirlo ti chiedono di non lanciare, non lanciare. Poi magari Bonucci è costretto a lanciare perché a centrocampo non c'è abbastanza qualità, non ci sono abbastanza giocatori in grado di prendere la palla andando ad abbassarsi e gestendo la squadra, gestendo l'azione. Ma se non devi lanciare, non lanciare. E sembrano piccole cose, ma un giocatore che fa esattamente il contrario di quello che chiede l'allenatore, e poi la foto bellissima di Bonucci e Pirlo che si abbracciano, conclude tutta questa sega mentale che mi sto facendo, scusate il termine, ma non è sicuramente una bella cosa. Perché se non devi lanciare, non devi lanciare. Se devi giocare in area di rigore Dybala, devi giocare in area di rigore. Se Pirlo chiede a Bonucci e Dybala queste due cose e Bonucci e Dybala non le fanno, non è un gran segno. Significa che i giocatori fanno un po' quello che vogliono. E non credo che sia colpa di Pirlo questo, perché l'avrebbero fatto con Sarri, con Allegri, con Conte. È segno che però questi giocatori forse si ergono in questo momento sopra quello che è l'allenatore e deve dare le direttive. Quindi Bonucci è sicuramente un voto alto perché il derby l'ha risolto, ma non per difensore, per uomo che va a occupare l'area e va a fare il gol. Quindi 6 e mezzo Bonucci, credo che sia meritatissimo. Direi 6 ad Elite, 6 meno, 5 e mezzo Danilo, che ieri un po' meno brillante del solito, infatti è stato sostituito anche a un certo punto per Alexandro. Ci siamo schierati con il 4-4-2 un po' più solido per quanto mi riguarda. E poi abbiamo Cuadrado, che volenti o nolenti è l'uomo derby, come sempre mi viene da dire, per il gol annullato e per i due assist. Ne ho già parlato tantissimo su questo canale, credo che ormai sia, non lo so, una cosa identificativa di questo spazio web. L'azione più pericolosa che abbiamo quest'anno è cross di Cuadrado, che ci siamo rata o non ci siamo rata è un altro discorso. In area poi o Bonucci o McKennie in questo caso si sono fatti trovare pronti e hanno risolto il derby. Cuadrado non ha giocato una magica partita, perché ha avuto tanti errori in fase di impostazione, tanti errori anche banali, stupidi, tecnici, che non sono del vero Cuadrado. Segno che davvero è stanco, non è bastato un turno di riposo in Champions League. Però è anche il giocatore più pericoloso, il giocatore che crea più pericolosità, più azioni pericolose, scusate, all'interno della nostra rosa. Quindi Cuadrado, per forza di cose, ieri è il migliore in campo e gli diamo un 7 pieno in pagella. Però ricordiamoci che nonostante ci abbia risolto la partita e abbia provato a risolvercela addirittura con il gol che poi è stato annullato, giusto o non giusto, chi se ne frega. Chi se ne frega. Migliore in campo, ma per via di un paio di episodi che ci hanno portato a svoltare. Chiesa è un altro che mi è piaciuto tanto, voglio dargli 6 e mezzo. Un giocatore che ha corso tantissimo, ha sbagliato molto, secondo me. Molte volte ha fatto fatica a saltare Singo, che comunque è un avversario scomodo. Abbiamo visto ieri che era veramente in ottima forma. Ma l'approccio che danno i giocatori come Chiesa mi piace tanto. Quindi io Chiesa lo voglio premiare con un 6,5, mi è piaciuto ieri. Rabiot non bene, forse uno dei peggiori in campo ieri. Però ci sta. È una stagione nella quale Rabiot ci ha dimostrato che è giusto che sia titolare. Qualche prestazione sottotono l'accetto, stesso discorso che abbiamo fatto per Cuadrado, magari pure lui è un po' stanco, ma ieri credo che sia da 5, 5 e mezzo in pagella secco. E il discorso difficile, strano, è su Bentancur, perché secondo me il primo tempo l'ha giocato malissimo, malissimo, sbagliate quasi tutte le scelte, e nel secondo invece è un po' venuto fuori e quindi va ad aumentare questa valutazione. Ma so che non siete d'accordo con me, perché me l'avete già detto nel video di ieri, ho visto anche il video di Lello colpo a gobbo, nel quale diceva che Bentancur secondo lui è stato uno dei migliori in campo. Per me ieri sera poco Bentancur invece, o almeno dalle due facce, quindi gli do 5,5, a me non è piaciuto. Sicuramente meglio di Rabiot, ma non credo che sia stata una prestazione sufficiente se devo valutare il totale della partita, i 90 minuti, lasciando stare che mi sono perso i 25 iniziali, come vi ho già detto, e non ho intenzione di rivedermeli perché mi avete detto che è stata veramente abominevole la Juventus nei primi 25, quindi sono fortunato a non averli visti. Una prestazione in crescendo. Ma cazzo, dobbiamo giocare tutta la partita, ragazzi.
non possiamo pretendere, anzi non possiamo abituarci a regalare tanti minuti agli avversari. Kulusevski. No. No, non ci siamo. Non ci siamo e io ve lo dico sinceramente, credo di non aver ancora mai visto il vero Kulusevski. E spero che ci si arrivi. Ha una struttura fisica che gli impone di entrare in condizione tardi nella stagione, quindi lo aspetto. 5, forse il peggiore in campo. 5 secco, tondo, insieme a Dybala, a cui voglio dare 5 anche a lui. Incompatibili insieme? Ma può anche essere. Il discorso di fondo è che anche l'altro giorno in Champions Dybala ha giocato, Kulusevski non c'era, Dybala ha giocato male, quindi non è un discorso di Kulusevski e Dybala, o Kulusevski l'ho visto giocare male anche senza Dybala. Non è quello. O è anche quello, ma non è quello. Sono due giocatori che in questo momento non ci danno quello che vogliamo. Stesso discorso che vi ho fatto prima per Bonucci. Se ti dicono che devi stare in area, devi stare in area. Poi apprezzo Pirlo che in conferenza stampa dica Dybala ha giocato una buona partita, ha fatto bene, perché non può mandarlo al pubblico macello. È giusto che Pirlo vada a tutelare Dybala in conferenza stampa, di fronte ai giornalisti. Però io lo so che Pirlo non è contento di quello che sta facendo Dybala. Se, ve l'ho detto ieri, sembrava una partita di Juve di Sarri, perché Dybala e Ronaldo non riempivano mai l'area di rigore. E Rabiot e Bentancur non riempivano mai l'area di rigore. Anche Ronaldo per me non ha fatto una bella partita, io do 5,5, forse si poteva anche dare un pelo di meno, forse anche un po' di più, perché Ronaldo ce l'ha data quell'impressione di voler prendere in mano la partita e risolverla come Cristiano Ronaldo sa fare. Ieri non c'è riuscito. Dybala non mi ha neanche mai dato quell'impressione di voler prendere la palla e dire buona, adesso te la risolvo. Cristiano ci ha provato, non c'è riuscito, non si può mica riuscire sempre. Quindi insufficiente ieri Cristiano Ronaldo. Ma insieme, se, avete presente quando mangiate un piatto ed è insipido? Sentite che magari è buono ma manca qualcosa. Io quando vedo Dybala e Ronaldo giocare insieme, capisco che sono due ottimi giocatori. Uno è un fenomeno e uno è un giocatore di livello alto. Ma manca qualcosa, manca il sale. Qualcuno può mettere un po' di sale su Dybala e Ronaldo? Magari quel sale si chiama Alvaro Morata. E quindi tutti e tre insieme vanno a formarmi una pietanza di un certo tipo. Ottima, al gusto e anche salata. Siamo insipidi. Dybala e Ronaldo siamo insipidi. Insieme siamo insipidi. Poi andiamo a passiamo ai giocatori che sono entrati. Ramsey, che ancora una volta, poveretto, gli tocca fare un po' l'esterno, un po' il trequartista. Direi che comunque non ha fatto malissimo, non ha neanche fatto benissimo. Gli do il 6 classico dei giocatori che subentrano e fanno il compitino, ma non perché abbia avuto una prestazione sufficiente, ma perché in così poco tempo faccio fatica a valutarli. Sicuramente la squadra è cambiata quando è uscita Kulusevski, ma non credo che sia cambiata perché è entrato Ramsey. Perché è uscito Kulusevski. McKennie invece, giocatore assurdo. Assurdo, e ve l'ho già detto, è un giocatore che forse non è fatto per la mediana 2, perché è un giocatore che vuole entrare in area, è un giocatore che vuole avvicinarsi all'area di rigore, e quindi forse è un po' più trequartista che giocatore a 2. Ma se devono giocare Dybala e Ronaldo, mi va benissimo che giochi a 2, perché è l'unico giocatore che ieri andava ad occupare l'area di rigore. Poi il gol in cui mi fa il cuore mi riporta alla mente Arturo Vidal, dato che segnava gol importanti e risultava in questo modo. E questo, non puoi farmi questo, è un colpo al cuore. Magari mi molla e muoio per colpa tua. Ti voglio tanto bene, Weston. Ti voglio tanto bene dopo il gol di ieri. Poi te ne voglio una marea incredibile. Giocatore che è arrivato in punta di piedi, zitto, non si pretendeva niente da lui. Ha già risolto una situazione difficile ieri col Toro. E tante prestazioni, secondo me, buone. Sia da subentrante che da titolare, poi anche delle prestazioni in cui non è andato bene, non abbiamo mai avuto paura di dirlo, qua in questo spazio di pagelle, ieri molto bene, secondo migliore in campo, secondo me, dopo Cuadrado, in mezzo a Cuadrado e Chiesa, diciamo così, quindi do 7 anche a McKennie, uguale a Cuadrado, ma Cuadrado sicuramente ha fatto una partita nel complesso più importante per via del doppio assist e del gol annullato, ma McKennie veramente era subentrante che ci mette questa energia, questa voglia, questa carica, mi va a riempire l'area di rigore che è una cosa importantissima che ci serve. Bravo Weston, bravo Weston, ti voglio rivedere ancora una volta più volte possibili in campo, perché giocatori che partono dietro nelle gerarchie, che hanno un nome anche meno importante, ma che poi mi mangiano l'erba, come Chiesa, come McKennie, mi va bene. Mi va bene, li preferisco. Questo è quello che ci deve essere nella nuova Juventus. Non più giocatori che dicono, ah ma minchia, abbiamo 29 di scudetti, e allora mi va bene. Non ti può andar bene la Juventus, mai, mai.
Benvenga Weston McKennie. Alexandro non benissimo, secondo me, quando è entrato, ma come Ramsey il 6 di incoraggiamento, Bernardeschi è entrato veramente pochi istanti dalla fine, non ci si può dire niente. Voglio dare anche a Pirlo ciò che è di Pirlo, nel senso che abbiamo visto una brutta squadra. Abbiamo giocato male, lo sappiamo, abbiamo giocato male. Però Pirlo vedo che si sta un po' evolvendo in Allegri. Nel senso che anche nella conferenza stampa poi mi viene a dire non si possono sempre vincere le partite giocando bene, bisogna vincerle anche sporche. Ora, per la mia mentalità, per il mio modo, il mio approccio, si apre un mondo, lo sapete. A me piace vincere le partite, che si giochi bene, che si giochi male. Se si vincono giocando bene sono sempre più contento. Pirlo quando è arrivato invece parlava molto di tattica, di voglia, di innovazioni se vogliamo. Poi si è accorto che alla Juve, lo sai, i risultati o arrivano o arrivano, o meglio, o arrivano o si proverà a far arrivare con qualcun altro. Forse Pirlo un po' di puzza di ehi, devo muovermi, la sta avendo. Ed è quello che vi dicevo all'inizio. Vanno prese le cose positive, perché quelle negative le abbiamo viste tutti. Sono evidenti, sotto gli occhi di tutti. Le cose positive di questo derby non le ho ancora sentite dire, quindi ve le dico io. Abbiamo vinto il derby. La cosa negativa è che abbiamo vinto il derby contro un Torino penultimo in classifica con la peggior difesa della Serie A. La cosa positiva è che abbiamo vinto un derby difficilissimo nel quale eravamo andati in svantaggio, nel quale non avevamo fatto un tiro in porta in 70 minuti, e poi abbiamo tirato fuori i coglioni, la grinta, il cuore, quel cuore che diceva Bonucci. E abbiamo vinto la partita, abbiamo portato a casa i 3 punti. E l'abbiamo fatto in maniera sporca. Sporca. Perché questa squadra deve vincere anche le partite sporche. Non me ne frega niente di specchiarmi dentro me stesso e dire wow, sono la squadra più bella del mondo che gioca il calcio migliore del mondo. Non lo siamo. News, non lo siamo. Ve lo dico, so, fa male. Fa malissimo sentirselo dire. Non lo siamo. Non siamo una squadra che gioca bene. E fino a questo momento, non siamo nemmeno una squadra che fa risultati. Non siamo un cane, non siamo un lupo, come Balto. Che cazzo siamo? Una squadra in crescita, in evoluzione, che dovrà arrivare benissimo. Ma nella Juve non ci possono essere partite nelle quali non lotti per il risultato. E col Benevento, il Crotone, l'Hellas, non l'ho mai vista questa scintilla. Questa scintilla ieri contro il Torino, nel secondo tempo, l'ho vista. E ora le cose negative sono che dobbiamo tenerla in tutta la partita questa cosa, ma le cose positive sono che c'è venuta fuori questa voglia, questa grinta di vincerla la partita. E questa è una cosa che non fai in allenamento, non è uno schema che provi, non è un modulo che ti inventi, è testa e cuore, quel cuore di cui parlava ieri Bonucci. Bene, c'è qualcuno nella rosa della Juventus che in questo momento non ha abbastanza cuore per vincere le partite? Quella è la porta. Quella è la porta. O quella è la panchina. O quella è la tribuna. Nella Juventus, se tu non credi di poter vincere la partita, o non credi di poter arrivare a un certo risultato, non devi giocare. E lo ripeto ancora una volta, non faccio nomi perché non ne so niente. Vado a citare o ad analizzare le parole di Bonucci. Manca il cuore. Ma ieri il cuore l'abbiamo visto. Non so a chi si riferisse, nemmeno mi interessa che se la sbrighino loro, perché io lo so che Pirlo, Bonucci, la gente che la vive questa cosa quotidianamente, un'idea in testa ce l'ha. E mi limito a questo. Le cose positive ve le ho snocciolate, le cose negative le abbiamo viste tutti, ne abbiamo già discusso ampiamente e sinceramente mi sono anche rotto le palle.